Siamo donne amanti della montagna. Se volete unirvi a noi, seguiteci sui social e scriveteci. Ciao a tutti, oggi è domenica e abbiamo intenzione di fare un bel circolare. Ci troviamo a Saint-Jacques e adesso vi farò vedere la segnaletica che faremo appunto per fare questo circolare di oggi. Allora, il sentiero è il numero 7, come potete vedere. Prima naturalmente il Pian di Verra, poi andremo al Lago Blu, torneremo al Pian di Verra e prenderemo poi il sentiero che va al Rifugio Ferraro, e dal Rifugio Ferraro scenderemo di nuovo nuovamente a Saint-Jacques. Eccoci, siamo arrivati adesso al Pian di Verra e qua c'è il bivio che vi facciamo vedere. Quindi adesso noi andiamo verso il Lago Blu, sentiero numero 7, quindi 45 minuti dal Pian di Verra, e qua è lo spettacolo che abbiamo di fronte. Davvero bellissimo. Eccoci, siamo arrivate. Abbiamo questo ponticello che ci separa dal lago. Siamo venute senza ramponcini, anche che probabilmente a scendere però li metteremo. Meraviglia. C'è un po' di gente, anche perché comunque è sempre un bel percorso questo, anche tutto sommato adatto a tutti. Qualche secondo. Naturalmente la differenza con l'estate è evidente, però ha anche il suo fascino, anche con la neve. Ancora qualche metro, così vi faccio una panoramica sul lago. Qua d'estate si prosegue. E siamo arrivati. Ecco il lago blu, che d'estate è proprio blu, come dice il nome. Benissimo, adesso faremo qualche foto e poi scendiamo a mangiare qualcosa a Plan di Verra. Siamo nuovamente al Pian di Verra, ci siamo fermate a mangiare qualcosa. Adesso proseguiamo il nostro circolare, ci ritroviamo al bivio iniziale, dove appunto c'è l'indicazione per il Lago Blu, dove siamo appena state. Tra l'altro è lo stesso sentiero che poi porta al Rifugio Mezzalama, è lo stesso, e poi anche alle guide d'Ayas. Qui è sempre il sentiero 7 che ci porterebbe appunto a Saint-Jacques, vedete l'ultima indicazione, un'ora, e invece noi prendiamo per il Rifugio Ferraro, di modo da poi fare un circolare dal rifugio, poi scendere nuovamente a Saint-Jacques. Una panoramica su tutta la vallata, e stiamo arrivando proprio al Rifugio Ferraro e Guide Frachet. Adesso non sappiamo ancora se forse il Frachet è chiuso, ma il Ferraro dovrebbe essere aperto, anzi sicuramente, perché vedo gente ai tavolini. E adesso dovremo poi prendere il sentiero che ci porta nuovamente a Saint-Jacques. Qua adesso ci sono le indicazioni. La giornata si è un po' rovinata rispetto a stamattina, però la temperatura è gradevole, quindi si sta decisamente bene. Adesso ci avviciniamo alla segnaletica, vediamo subito. Qua ci troviamo in località Resy, e infatti il sentiero, eccolo qua, il numero 1, che ci porterà a Saint-Jacques, dove abbiamo la macchina. Adesso ci fermiamo un attimino a bere un caffè. Sono le 15, siamo arrivati alla macchina. Intanto prima non l'ho fatto, qui c'è Cesarina,
qui abbiamo Katia, io sono Monica, oggi manca anche la nostra amica, ci sarà la prossima volta. Il giro più o meno di camminata siamo intorno alle 3 ore e 15 facendo tutto il circolare, perché quando si arriva al Pian di Verra c'è ancora un pezzettino di dislivello, ma proprio poco poco, per poi arrivare al rifugio. È proprio un bellissimo giro. Oggi non c'è stata necessità di usare le ciaspole, abbiamo semplicemente portato dietro i ramponcini e niente, quindi adesso si torna a casa. Quindi alla prossima gita. Ciao ciao! Ciao, ciao.